E noi in Iemen siamo burattinai per tradizione, sette generazioni di burattinai, 200 anni di storia, e da almeno 150 anni vercellesi. In 150 anni abbiamo collezionato burattini, manoscritti dei copioni, fondali, sia della nostra famiglia che da altre famiglie di tradizione. I manoscritti vanno da 1860 a 1920. I burattini sono datati anche quelli da fine 800 a metà 900. Quelli fine 800 si riconoscono facilmente come questo, no? Gli occhi in vetro, burattini, pezzi unici, tutti scolpiti in legno e vengono lavorati da sotto o a bastone o a guanto. E abbiamo una tradizione dietro che fa paura. Siamo la più antica famiglia burattinaia del Piemonte. È una delle più antiche in Italia, è l'unica tradizione che continua in Italia. Mentre in altre regioni hanno fondato associazioni per riscoprire i vecchi burattinai, noi siamo la tradizione, siamo i vecchi burattinai che non hanno mai smesso di portare avanti questo lavoro. Con l'avvento della televisione, del cinema, logicamente, da teatri marionette sono diventati teatri burattini, meno problemi, meno bisogno di persone dietro per fare gli spettacoli. E questo ci ha dato modo di sopravvivere nonostante il progresso che faceva chiudere in automatico i teatri di marionette perché troppe spese non si riusciva più ad andare avanti. Invece da marionette passando alle burattini abbiamo ridotto le spese e questo ci ha permesso di arrivare fino a oggi senza mai smettere la nostra tradizione di famiglia. Siamo vercelli, come dicevo, da 150 anni, ormai vercellesi da sempre e ci teniamo a dirlo. E oggi, grazie alla rete, grazie a Museo Leone, Museo Borgogna e altre associazioni di Vercelli, riusciamo a far vedere a Vercelli quello che abbiamo e quello che siamo, cosa che sanno già all'estero, sanno in altre regioni. Se noi volessimo esportare la nostra mostra, ci hanno chiesto di fare un museo stabile in Francia, come stessa cosa è successo in Emilia, Napoli, in Sicilia. Volessimo portare via questa cosa da Vercelli, ci vorrebbe niente, ma è un peccato, è nata a Vercelli. È un peccato portarla via da qua. Io credo che se domani ci dovrà essere una mostra permanente, un museo della nostra collezione, lo vorremmo qui, anche perché buttare via sette generazioni così io non ho nessuno che continua. Quindi dopo di me questo materiale è in qualche posto dovrò farlo arrivare. È un peccato che non sia qua a Vercelli, perché a dire di tutto non è una spesa, è una risorsa, una cosa del genere. E funziona. Gli spettacoli vengono fatti direttamente senza registrazione, senza niente. I burattini vengono manovrati da sotto, come dicevamo prima. Eccoci qua, questo è un orco. Adesso non abbiamo qui, però abbiamo gianduia, naturalmente, che è la nostra maschera portante, essendo piemontesi. Siamo il più antico gianduia del Piemonte. Non questo, naturalmente. Questo è solo un orco che logicamente si mangia i bambini. E adesso noi siamo qui, in questo museo, dove presto faremo una grande mostra. Ci sarà l'inaugurazione il 30 di gennaio e andremo avanti 3 settimane fino al 21 febbraio con la mostra e spettacoli per le scuole al Museo Leone. E dopo, dulcis in fundo, un altro appuntamento al Museo Borgogna il 13 marzo con uno spettacolo per adulti. Non pensate male, le storie che non si raccontano più, quando i burattini non erano solo per bambini. Quindi non più la fiaba per bambini, ma una cosa un po' più seria per un pubblico un po' più ricercato. Ringraziamo tutte le associazioni che ci hanno aiutato in questa cosa, speriamo che vengano tanti a vederla, venite a vederla perché è un evento unico. A Vercelli non so se riusciremo ancora a rifare una cosa del genere e senz'altro sarà un richiamo anche per la gente da fuori, arriveranno gruppi da fuori e oltretutto l'inaugurazione è patrocinata dall'UNESCO, penso che è la prima volta che a Vercelli capiti una cosa del genere. Grazie a tutti, vi aspettiamo numerosi. Ciao Reian, eh?